Emanuele, oggi dove stiamo andando? Oggi andiamo al mercatino di Castromediano. Vediamo di fare qualche buon affare. Sarà buono o meno? Forse si vede un po', ecco. Ci sono pure latte dentro, ma fanno un po' di tinta salci. Questi, quelli no, quelli no. Vabbè, poi tutta moneta. Stiamo girovagando, ma di realmente interessante, ragazzi, c'è poco. Un sacco di chincaglieria. E gente che ci arriva sopra. Bel tisso bamba. Quello originale, è proprio originale. Certo, prima chi viene con fermo, che gusto di essere mio. Così grosso di lui. Orologi davvero singolari comunque. Beh, ragazzi, per una ventina di euro ci siamo aggiudicati questo bellissimo pacchetto con scatola a garanzia, perfettamente funzionante, anche col cinturino originale. Vedete che meraviglia. Magari faremo una video recensione più in là. Dunque, ragazzi, abbiamo fatto il giro del mercatino e niente, siamo riusciti a prendere un bellissimo pacchetto con soli 20 euro e adesso ce ne stiamo andando. Ciao. Bene, allora vediamo un po' insieme cosa abbiamo comprato, anzi cosa ho comprato. Facciamo una piccola recensione. Bene, vediamo un po' più da vicino questo pacchetto. Partiamo dalla scatola di un bel rosso con logo pacchetto dorato al centro. Apriamo la scatola, troviamo questo velluto che va a proteggere l'orologio, che andiamo a mettere un secondino da parte. Troviamo un libricino che è scritto in cirillico e oltre a questo la garanzia. Eccola qua, troviamo la garanzia. Ma andiamo a vedere l'orologio vero e proprio. Beh, possiamo dire che si presenta in buone condizioni. Mettiamolo un attimo a fuoco, eccolo qua. Dunque, si presenta in buone condizioni, il quadrante è molto chiaro, spiccano subito quelli che sono gli indici arabi a ore 3, 6 e 9 e poi lo 0 da cui prende appunto il nome.
Abbiamo una cassa con finitura dorata che dovrebbe essere 39 mm per 40. Il logo al centro, Pacheta, di colore nero, come nere anche le lancette. E poi noto con piacere che abbiamo anche il logo di controllo qualità russo, detto anche Ghost. Ovviamente poi sotto c'è scritto Sdelano CCCP. Il movimento che lo anima dovrebbe essere un 2609 HA con 17 rubini e 18.000 alternanze orarie. Ovviamente parliamo di un russo, quindi la precisione non è il massimo, ma comunque sono orologi con calibri di manifattura a prezzi veramente ridicoli. Abbiamo un cinturino poi color marrone con questa dicitura CCCP, mentre dietro troviamo quella Pacheta. Molto carino anche, molte carine anche le impunture di colore bianco. Tutto sommato, è un orologio molto bello, facile da portare, quindi senza nessuna pretesa, e che con 20 euro appunto abbiamo trovato al mercatino, quindi girovagando ogni tanto si fa qualche buon affare. Bene ragazzi, il video è terminato. Come sempre, un bel like, un bel commento sotto, cosa importantissima la condivisione in modo da crescere sempre di più, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Detto questo ragazzi, come le ultime domeniche ho già fatto, vi invito a mandarmi una foto come questa che ci ha mandato il nostro amico Giorgio, dove ci mostra il suo bellissimo Orient, oppure come quest'altra che ci ha mandato invece il nostro iscritto ormai storico Alessandro Catenacci. E ovviamente ragazzi, io vi saluto con tanto affetto e vi ringrazio per il seguito che mi date. Ovviamente una volta che riceverò queste foto le stamperò e le metterò sulla bacheca qui dietro. Potete inviarmele o a questa mail che compare qui sotto oppure sul gruppo Telegram. Bene ragazzi, come già detto prima, il video è finito. Ci vediamo domenica prossima con un nuovo video della Clessidra di Ema. Della Clessidra di Ema. Ciao ragazzi.